Bene, 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 amici. Ale. Ale. Qua siamo nella Pork Valley, praticamente all around the pork. E ciao che t'amavo. Alla prossima puntata! Eccoci di nuovo qua con una nuova puntata. Benvenuti nella Pork Valley. Oggi abbiamo anche il mio amico Lino Porcellino. Niente, l'ho preso perché ci assomiglia un po', vedete, un po' hawaiano, un po' colloquiale, un po' molesto, assomiglia un po' a me, e quindi niente, lo mettiamo qua. Adesso basta, ha fatto la sua comparsa, e oggi facciamo un altro piatto della tradizione bolognese. E qua, ragazzi, io proporrei una standing ovation, perché finalmente siamo arrivati con il ragù bolognese, che non è il ragù napoletano o il ragù siciliano o il ragù, è ragù bolognese, è quello più conosciuto al mondo. E ho visto tanti ragù in giro, io oggi vi faccio il mio. Una ricetta importante, perché è una delle prime ricette che è stata depositata alla Camera di Commercio di Bologna. La ricetta depositata ha un suo perché, ma poi dopo, famiglia a famiglia, c'è chi aggiunge qualcosa in più, qualcosa in meno. L'importante è che ci sia la carne e che non ci siano le erbette, perché ho visto tanti ragù, soprattutto all'estero, dove ci mettono il prezzemolo, dove ci mettono il rosmarino, dove ci mettono il basilico. No. Ragù bolognese fatto solo di cipolla, carote, sedano, e poi abbiamo la carne, punto. Bonalè, pomodoro, alcuni ci mettono il pomodoro concentrato come io, altri invece ci mettono la passata come scritto nella tradizione, nella ricetta. Quindi andiamo a vedere con gli ingredienti che cosa ci vanno per la mia ricetta e poi partiamo, ok? Vamo là. Ingredienti per il ragù: 300 g di polpa di manzo macinata grossa, di solito si mette anche la cartella. Oltre al manzo io gli aggiungo anche 100 g di salsiccia nostra, 150 g di pancetta di maiale, Pork Valley ovviamente, poi dopo ci sono 50 g di carota, 50 di sedano e 50 di cipolla. Poi abbiamo 300 g di passata, oppure il pomodoro doppio barra triplo concentrato, dove io invece ne metto appunto il doppio, il triplo concentrato, e ne metto 30 grammi. Mezzo bicchiere di vino bianco e brodo. Ecco. Dunque, allora intanto partiamo col gas, come al solito. Mannaggia, l'ho spento. Siamo partiti col fuoco. Ecco, manca il cucchiaio. Cucchiaio, che si dice cucer. Ah, se siamo con degli amici fuori, uno spinge, l'altro tira. Brisa cucer, brisa spingere. Partiamo, incominciamo a scaldare la nostra pentolina e ci mettiamo la pancettina, perché siamo nella Pork Valley. Vamo là, ecco qua. Allora, pancetta, alcuni ci mettono invece l'olio di oliva invece che la pancetta, perché si dice che c'è meno calorie, no? Alla fine c'è le calorie, forse si digerisce meglio, ma siamo nella Pork Valley e l'olio d'oliva non c'era, e quindi mettiamo la pancettina di medicina. No, questa è la pancetta del maiale, e incominciamo a farla rosolare. Vedete, pian piano incomincia a buttare fuori il grasso. Quando la ragazza ha buttato fuori per bene il grasso, incominceremo a mettere dentro il nostro trito che ho tritato, la cipolla, la carota e il sedano. In campagna, quando si faceva con delle carni anche un po' dure, quindi cioè,
si usavano le carni delle vacche, quelle più vecchie, quelle che non potevano più lavorare, non potevano più aiutare in campagna. E poi veniva messo, ha fatto questo ragù, e cotto 4-5 ore, perché così diciamo che si inteneriva, o più la cuoce, più sta lì. Vedete, qua si sta già rosolando tutto, i cicciolini, tutto quanto, e incominciamo a mettere giù. Vai qua, vai di cipollina, di medicina, vai di sedano. Ecco qua, le, vamola, tutti lì. E incominciamo a rosolare il tutto. Questo è il procedimento base, poi per fare tanti tipi di ragù. Ad esempio, in quello che faccio io, questo ragù qua, oltre a mettere la carne di vitello, io aggiungo un po' di salsiccia, un po' di maiale, oltre alla pancetta, non contento. E quindi è leggermente diverso da quella depositata. Se no c'è gente, e delle volte capita a me, per fare un po' prima, un bel ragù di salsiccia e via che si va. Però oggi facciamo questo ragù. Ecco. A questo punto, che ha rosolato bene, che si vede che ha evaporato tutta l'acqua delle verdure, vedete che incomincia a rimanere solo il grasso, incominciamo a mettere dentro la nostra carne. La nostra carne, che è questa qua, nostra carne di macinato. Cominciamo a mettere dentro, questa va macinata grossolanamente, diciamo. Aggiunta il nostro macinato, io gli aggiungo anche un po' di salsiccia, perché la Pork Valley, quindi va tagliata per la lunga, noi di solito la tagliamo per la lunga, e poi ecco qua che viene fuori, tac, è un attimo, è un giochino, e la sbriciogliamo in mezzo. Incominciamo a spezzettarla pian piano e rimescoliamo. Quando è abbastanza cotta, gli aggiungiamo il vino, il pomodoro e poi un po' di brodo, e incominciamo a farlo cuocere lentamente, leggermente socchiuso, così. Eccoci di nuovo qua, abbiamo incominciato la cottura lenta. Lenta, adesso deve cuocere lentamente, rimescolato ogni tanto in modo che non si attacchi. Non abbiamo aggiunto nient'altro che un po' di brodino, un po' di brodo. Ha cotto lentamente per quelle 4-5 ore, 6 ore, insomma. Io non gli aggiungo il latte, perché mi piace leggermente più strong. Ti dice che lo addolcisce, sì, ma a me piace sentire il sapore della carne. Quindi io sono uno di quelli che il latte non glielo aggiunge. Quindi adesso deve cuocere, lasciarlo riposare e mangiato il giorno dopo, possibilmente, perché diventa ancora più buono, perché c'è la cipolla che conosce il sedano, che conosce una carota, poi conosce la ciccia, l'altra ciccia, la pancetta, non la pancetta, banso, fecco, fai qui un fiorino. Ecco, non bisogna aver fretta, sennò questo qui si diventa... Advanta nervosa, sì, quindi tranquilli, a dopo. Sentite, è un borbottio che ti fa compagnia. Bene. Sono passate già 4 ore e mezza e andiamo a vedere. Questo è il ragù, sentite? Si stava un pelino attaccando. Questo è il suo colore. Lo lasciamo ancora mezz'oretta, poi spengo i fornelli e andremo a mangiarlo con le tagliatelle. Questo è tutto dalla Pork Valley, tagliatelline. Andremo a vedere le tagliatelline, anzi, subito dopo qua. Alla prossima puntata. E quindi, se vi è piaciuto bene, se non vi è piaciuto, ciao che t'amavo. Alla prossima.
Voglio sentire. Senti che profumo. Le bon, da bon. Such as le bon.